Una sottile cortina di silenzio, calata poche settimane dopo la tragedia della Track Center di Molfetta, che il 3 marzo 2008 causò la morte di 5 persone intossicate dall'acido solfidrico proveniente dall'interno di un'autocisterna che stavano ripulendo. In primo grado, nell'ottobre 2009, il Tribunale di Trani ha condannato 2 dirigenti di FS Logistica e uno della società responsabile del trasporto dell'autocisterna a 4 anni, ordinando un risarcimento di 2,2 milioni di euro a carico delle due società e della stessa Track Center. Nel frattempo, le indagini hanno portato a un processo bis, che si aprirà il prossimo 2 novembre. Imputati tra gli altri anche 7 dipendenti dell'ENI, per i quali l'azienda ha chiesto il rito abbreviato. Una richiesta che suona come una beffa, soprattutto per chi, come Stefano Sciancalepore, ha perso un figlio nella tragedia. Al momento non mi sento ancora, diciamo, soddisfatto, perché il vero colpevole, insomma, dobbiamo ancora discutere. Non si è parlato ancora, perché chi ha avuto già una condanna, sì, avrà delle colpe, ma non è il primo indagato. Il primo indagato è questa benedetta Eni, anzi questa maledetta Eni. In vista del nuovo processo, Molfetta si mobilita, anche attraverso strumenti come la conferenza dibattito organizzata dalla rivista Terre Libere nel centro storico della cittadina. L'ENI doveva sia adottare una serie di procedure che non ha portato avanti, per esempio c'è una scheda di sicurezza che deve essere consegnata agli autisti che trasportano zolfo e che deve essere molto precisa, aggiornata eccetera, e questa invece non viene data, non viene fatta. Così come non c'è un controllo sulla composizione dello zolfo.